L'olivicoltura pugliese attraversa un periodo storicamente difficile, ma gli agricoltori non si rassegnano e rivendicano un ruolo di protagonisti nell'economia pugliese e nazionale. Il messaggio arriva dal seminario Quale futuro per l'olivicoltura salentina, promosso da APOL, l'organizzazione di produttori olivicoli, che si è svolto a Lecce. Ascoltiamo. Noi abbiamo l'olio pugliese, abbiamo l'olio italiano e pretendiamo che i consumatori lo possano riconoscere quando vanno a fare acquisti. Questo ci basta perché siamo certi che con queste condizioni noi siamo in grado di sopportare la concorrenza. E poi noi non possiamo pagare per gli embarghi, per le questioni di carattere diplomatico che hanno cambiato la geografia dei commerci mondiali. Siamo solidali, gli agricoltori sono solidali per natura verso chi ha problemi, verso chi soffre, verso le popolazioni che stanno soffrendo la guerra, no? Ma non possiamo pagare da soli per i problemi della Tunisia, non possiamo pagare da soli per i problemi del Marocco, non possiamo pagare da soli per i problemi della Turchia. È un interesse nazionale che l'agricoltura ci sia strutturata e sia forte. Se non lo vogliono, andremo a farci sentire.